Amici telespettatori, per l'angolo politico oggi abbiamo in studio sulla mia destra il segretario cittadino del glorioso Partito Socialista Italiano e sulla mia sinistra il commissario provinciale del Partito Socialista Italiano, che è il dottore Di Dato Luigi. Il dottore Di Dato è stato sindaco di Cercola per 2 volte, Carmine lo stesso ha fatto il presidente. No, il consigliere di della circoscrizione Stella San Carlo, e sono degli amici che sono riusciti a portare avanti ancora l'ideologia del Partito Socialista, che purtroppo non per colpa loro, ma bensì per quello che si sta incominciando a vedere, ma principalmente a capire che la magistratura dell'epoca, che è quella che oggi possiamo vedere anche a livello di Consiglio Superiore della Magistratura, ha fatto sì che alcuni partiti scomparissero, alcuni invece si sono trasformati, e quindi questi partiti storici hanno subito dei grossi danni di immagine di tutti, però per fortuna abbiamo degli amici che hanno mantenuto un poco queste ideologie, e a cui io per prima, al segretario cittadino Carmine Sereni, che sta sulla mia destra, questo Partito Socialista so che si è rinnovato anche a livello nazionale, come si colloca oggi sulla scena nazionale, locale e regionale? Oggi noi ci collochiamo sempre nell'ambito del centro-sinistra, ma sicuramente abbiamo un segretario di grandi qualità, un giovane segretario che si chiama Enzo Maraio, che è anche consigliere regionale. Abbiamo fatto da poco il congresso nazionale, vi erano 2 mozioni e la mozione di Enzo Maraio è stata votata a maggioranza. Poi alla fine del congresso il partito si è riunito in modo unitario sulla mozione di Enzo Maraio, e pertanto oggi finalmente abbiamo un segretario nazionale votato da tutti i socialisti. Questo ha un significato importante, perché un giovane riesce a dare entusiasmo, e il nostro segretario si è già mosso non soltanto nella regione Campania, ma ritengo che si è mosso in tutta Italia. E le ultime elezioni, quelle delle elezioni europee, che ci hanno visti protagonisti in una campagna elettorale molto difficile, ma soprattutto in una campagna elettorale dove il partito ha puntato sulle donne. Noi siamo riusciti ad avere un'alleanza per la prima volta un po' diversa dalle altre alleanze storiche, perché di solito si era sempre cercato di trovare un'alleanza con il partito maggiore del centro-sinistra, che era il PD. Questa volta invece, e io ritengo è stata una linea molto importante, quella di stare con Più Europa. E stando con Più Europa siamo stati in grado di candidare 5 donne in tutte le circoscrizioni italiane. E pertanto queste donne hanno avuto dei risultati egregi, e soprattutto la donna che ha rappresentato Napoli e la provincia di Napoli, la regione Campania, e poi la regione Puglia, la Basilicata, l'Abruzzo, il Molise e tutta l'Italia meridionale, questa ragazza che noi abbiamo sostenuto ha preso voti per 17.000 voti, quindi significa che c'è una storia socialista, c'è un forte legame tra i compagni storici, ma anche di giovane generazione, perché Simona Russo, che è stata la nostra candidata, è una ragazza di 32 anni, la quale ha saputo interpretare bene i valori nostri socialisti, ma ha saputo anche essere in grado di recepire, di raccogliere i consensi di tanti e tanti giovani. Pertanto questa è la strada, quella del rinnovamento, questa è la strada che ci vedrà protagonisti alle prossime elezioni, soprattutto alle prossime elezioni regionali, dove già stiamo lavorando insieme al coordinatore provinciale e commissario provinciale ad una lista forte per le regionali, dove noi siamo convinti di riuscire a portare un ottimo compagno in consiglio regionale. Quindi oggi ne abbiamo uno soltanto, che è Enzo Maraio, ma siamo convinti che alle prossime elezioni potremo portare o 2 o 3 consiglieri regionali. A questo punto io vorrei aggiungere una cosa, che per chi non lo sapesse, che il Partito Socialista è un partito con una grande tradizione, con una ideologia, e quando c'era il grande
Bettino Craxi ci stava all'Internazionale Socialista, dove lui fece entrare addirittura all'interno il Partito Comunista Italiano. Certo. Quindi era il partito con grandi ideologie, quelle che oggi mancano. A questo punto ben vengono i personaggi che possono ridare forma a qualcosa di ideologico, perché qua si parla di Salvini, ma Salvini chi è? È un tizio che ha sfruttato l'extracomunità per fare i fatti suoi, per la paura e per i tradimenti delle persone. Sì. Che Salvini è soltanto una persona che sta sfruttando la paura del diverso, la paura dell'extracomunità, ma di ideologia non ha niente, a meno che non dica io sono fascista, allora potrebbe avere un'ideologia. Segretario, sì, diciamo segretario, sì, mi auguro che sia oltre che commissario anche segretario, dirà, che ne pensi di questo movimento, diciamo, della Lega? Cioè, in effetti si parla di movimenti della Lega, del Movimento 5 Stelle, ma di ideologia non tengono niente. L'uno è gli ex disoccupati organizzati, gli altri invece sono quelli là che mettono paura alle persone, non è che hanno un'ideologia. È vero. E poi la cosa che mi fa proprio vergogna, schifo, è che tutte queste persone che avevano una storia in alcuni partiti come la Democrazia Cristiana e Forza Italia si stanno andando a prostituire fuori le porte di questi qua per avere una poltrona. Questa è una cosa che io non sopporto, scusami, è una mia personale idea che porta avanti. Che ne pensi di ideologia e di movimento? Allora, intanto condivido in pieno quello che hai appena detto, e di ideologia praticamente non c'è niente. Brevemente la storia, diciamo, salviniana, ma della Lega, non dimentichiamoci che i leghisti sono quelli che in Parlamento andarono con i famosi cappi, no? Oggi sono quelli che invece nascondono tutti i cappi. Oggi sono quelli che nascondono 69 sì, milioni di euro, però pare che non sia successo niente, è passata inosservata tutta questa storia, no? Nonostante la condanna a un risarcimento addirittura con una rata annuale, insomma, mensile. Da 50 anni finisce. Allora, questa la dice lunga su come c'è un peso e ci sono 30.000 misure, sì, no? Quindi non voglio scendere nei dettagli naturalmente di un argomento del genere, perché dovrei toccare troppi punti nevralgici di quello che è l'ordinamento e l'organizzazione della magistratura e anche del nostro stesso Stato. Sta di fatto però, e questa la dice lunga, i cittadini devono riflettere non poco su un argomento come questo, perché se noi socialisti, no, che siamo stati praticamente azzerati, distrutti dalla magistratura, a torto o a ragione, no, oggi però tutto passa sotto banco, non si vede. Intanto però, continuando per rispondere alla domanda, sì, alla fine di ideologia non c'è nulla, la distruzione delle ideologie praticamente ha portato al qualunquismo. Questa è la cosa peggiore, no? Sì. Perché dai giovani ai meno giovani praticamente non c'è più nessun tipo di obiettivo, perché quando si cade nel qualunquismo significa che non c'è più obiettivo da raggiungere e si vive alla giornata. Ora hanno sfruttato naturalmente che cosa? La paura, perché è solo questo che regge il risultato di Salvini con la questione dell'immigrazione in particolare. È solo uno sfruttamento di quello che la gente praticamente pensa che attraverso questo meccanismo può risolvere i problemi della sicurezza, ma è una sicurezza fittizia, perché poi le brave persone le abbiamo un po' ovunque, i fatti di cronaca nera li leggiamo comunque con i nostri concittadini, e ma poi voglio dire, questo appartiene, come dire, al modo di essere delle persone. Ne voglio dire anche un'altra però, perché il ragionamento davvero sarebbe molto lungo. Ma senza l'immigrazione, senza gli immigrati, il Nord in particolare non potrebbe addirittura lavorare, perché il Nord con le aziende che c'hanno e che furono espropriate dal nostro profondo Sud, non ce lo dimentichiamo, il 1848 la dice lunga con l'Unità d'Italia praticamente, no? Ma che cosa significa tutto questo? Significa che oltre agli immigrati del Sud, cioè noi siamo immigrati, e andiamo a lavorare al Nord, oltre agli extracomunitari che lavorano là, abbiamo una disoccupazione praticamente fittizia che
gira intorno al 5%, è una cosa, voglio dire, di prassi normale, insomma. Senza questi immigrati, senza gli uomini del sud, i cervelli del sud, che sono ottimi cervelli che vanno a lavorare al nord, praticamente le aziende del nord sarebbero destinate al fallimento, perché non hanno manodopera, non hanno personale specializzato, non hanno chi effettivamente può sviluppare i progetti, i programmi che hanno loro. E quindi noi ci troviamo intanto ad avere a che fare con chi? Sovranisti, che sono Salvini e compagni, populisti, ed è la seconda domanda che mi faceva lei, abbiamo il capo dei disoccupati organizzati. A me questa cosa fa un po' ridere. Però lo dico con una grande, diciamo, mia preoccupazione. Io ho fatto i leader dei disoccupati organizzati, ma noi chiedevamo l'occupazione. Posso dire una cosa? Con l'assistenza. Glielo dico, però lo dico con grande dispiacere, attenzione, perché tra l'altro io sono un uomo del sud, del profondo sud, sono, come diceva lei prima, uno che ha fatto un momento il sindaco un paio di volte, e la prima volta nel momento più buio del Partito Socialista, perché in piena Tangentopoli ero l'unico sindaco in Italia, rincorso da varie magistrature, ma purtroppo, ahimè, non hanno potuto trovare mai niente, insomma. Come pure, dico pure con grande piacere, che alla fine, nel mio paese almeno, da socialista sempre, perché io non ho mai abbandonato questa bandiera, sono l'unico sindaco eletto al primo turno. Ma ritornando un attimo alla questione invece dei disoccupati, insomma, organizzati, si fa per dire, sono dispiaciuto perché? Ma perché noi uomini del sud, senza offesa per nessuno, siamo dotati di grande intelligenza, di grande capacità anche organizzative e soprattutto lavorative. Perché non mettiamo a frutto queste nostre capacità, pensando a come sviluppare il lavoro e soprattutto a come sviluppare il turismo? Ecco, noi adesso siamo seduti qui, abbiamo di fronte il mare, abbiamo di fronte Sorrento, Capri, Baia, insomma, Pozzuoli naturalmente, siamo a Via Napoli, una zona meravigliosa, dire meravigliosa è di poco. Tutto questo potrebbe portare uno straordinario lavoro, una straordinaria occupazione. È una questione di organizzazione. Oltretutto, la comunità europea di cui tanto si parla, no? La distruzione dell'Europa, usciamo dall'Europa. L'Europa è quella che ci ha garantito per 70 anni la tranquillità e soprattutto lontani dalle guerre. Questo la gente lo deve sapere, no? Ma tutti i fondi europei stanziati per il Sud e non solo per il Sud, noi purtroppo non siamo in grado di utilizzarli. Questa è la grave pecca che abbiamo noi uomini del Sud, e i nostri uomini di governo, e lo voglio dire ad altissima voce, non so perché, una volta che diventano poi deputati, rappresentanti del popolo del Sud, quando arrivano a Roma pare che si sono dimenticati di essere uomini del Sud. Quindi questa è la cosa più grave. Mi dispiace, ma purtroppo è così. Io mi auguro naturalmente che i vari Di Maio, i vari personaggi, insomma, no, di cui comunque oggi tanto ci stiamo occupando, con questo reddito di cittadinanza, che non è la dignità della persona, la dignità della persona è il lavoro, lo dice la Costituzione, si preoccupassero di dare lavoro, si preoccupassero di sfruttare quello che si può utilizzare. È inutile che ci inventiamo le grandi industrie quando noi qui abbiamo queste bellezze naturali che ci invidiano tutte e che richiamano tantissimi turisti. Questo è il punto nevralgico. Io voglio fare un appello a voi. Sì. Fate capire che l'ideologia è importante. Come no? Perché noi abbiamo un signore che oggi è il ministro degli interni, che fine poco tempo fa ha detto che noi del sud dovevamo morire tutti quanti. Bravo. La lava ci doveva perseguitare, che dovevamo buttare i propri stanchi. E anche oggi quelli là che sono gli elettori della Lega, quando si gioca a calcio, a noi napoletani ci vogliono vedere morti. Bravo. E a me questi traditori che stanno adesso entrando in questo partito, io non li sopporto, come non sopporto pure quelle persone che sfruttano le disgrazie del popolo napoletano che è disoccupato per avere i voti. Voi i voti li dovete avere con dei programmi e con delle ideologie. Voi non dovete dimenticare chi sono questi personaggi, perché è arrivato a un certo punto, è bastato che togliere Lega Nord, fare Lega Salvini e tutti quanti come degli stupidi, perché sono solo stupidi
queste persone che stanno andando in questi partiti, perché non si può dire altrimenti, perché infatti, gente che non ha la dignità di capire che ci hanno offeso a tutti quanti, a voi ci hanno offese. Non è possibile che una persona bella all'improvviso che ha fatto Democristiano oggi passa nella Lega, pure che ha fatto socialista passa in Lega. No, allora innanzitutto tutti quelli che si spacciano per socialisti oggi o comunque anche di altri partiti non lo dicessero mai, perché tutti quelli che dicono noi siamo socialisti, che venissero a fare i socialisti nel Partito Socialista, altrimenti si parlano solo addosso, perché non esiste che io sono socialista, sì, però sono dall'altra parte. No. Detto questo, però, lei diceva bene, no? Io voglio dire, cerco di farlo a breve, partendo dalla questione ideologica, ma la questione ideologica, no, rappresenta il raggiungimento di punti di vista, di obiettivi, no? Di vivere e di crescere in funzione di determinati tipi di obiettivi da raggiungere, che vengono dettati dalle ideologie. Ora, come si fa a dire ai cittadini è bastato cambiare Lega Nord e lasciare Lega Salvini per dimenticare appunto che sta esiste la Lega Padana, che esiste ancora la Lega Padana, ma esisterà sempre, perché loro, e con le autonomie delle regioni, attenzione, tentano di impoverire sempre più il sud, la gente non lo capisce, se no ma facciamo le regioni autonome anche noi, sì, ma come le fai se tu non hai i fondi, se tu non hai i soldi, no? Loro invece, che hanno tutto l'apparato, come dire, lavorativo, industriale, hanno la possibilità praticamente di utilizzare al meglio queste sostanze. Allora, questa grossa famiglia che si chiama Italia, se tu parzializzi, no, le finanze, e quindi nell'autonomia sei costretto, e per legge che tu devi dare più soldi a quelle regioni che diventano autonome, quelle invece del sud diventano sempre più povere. Ma la gente capirà mai un ragionamento del genere? Potrà mai dimenticare che Salvini ci ha augurato mille volte di essere lavati dalla lava del Vesuvio, tutte le cose, no, o di finire, o ancora peggio, lo dico ridendo perché è da ridere, no? Di finire praticamente nel Mediterraneo, insomma, tutti qua. Guarda, però io ti dico una cosa. Ma forse parlava di Serena, deve andare. No! Guarda, però vedo una cosa preoccupante. Tanto Salvini è un animale politico perché è capace di raccogliere consenso. A me mi preoccupa invece la politica di 5 Stelle, perché un partito come 5 Stelle, un movimento come 5 Stelle che prende tutti quei voti specialmente al sud e poi non riesce a programmare una politica per il centro-sud, ma soprattutto non riesce a mettere nell'angolo la Lega, lì io vedo l'incapacità e la inconsistenza del rapporto Lega 5 Stelle, perché se sicuramente ci fosse gente più preparata nei 5 Stelle, perché la classe dirigente non si inventa con le bugie, non si inventa con gli slogan e non si inventa, come si sono inventati loro, un reddito di cittadinanza che è stato il cavallo di battaglia per creare soltanto aspettative a tanti giovani, ma senza una prospettiva di un lavoro, ma soprattutto soltanto assistenzialismo. Allora, quando poi tu prendi i voti e vai al governo, perché il governo, come dire, non può essere, non so, uno strumento dove non vengano poi programmati le grandi iniziative di un paese. Noi siamo bloccati, questo è il grave momento che sta attraversando l'Italia, noi siamo bloccati. Tutto il paese è bloccato rispetto a una disputa che avviene tutti i giorni per televisione tra Salvini e Di Maio. Ma io vorrei dire, ma questi due personaggi, quant'è che assumono i loro ministeri? Ma sono diversi. Quant'è che loro si mettono a lavorare per gli incarichi che hanno avuto dagli italiani? Cioè, Di Maio è ministro, lo stesso è ministro Salvini, ma io vedo sempre ancora in tutto il sud la lotta alla camorra e non viene fatta, la lotta all'andrangheta e non viene fatta, la lotta alla mafia e non viene fatta, ma che viene fatta dove si viene a enfatizzare il problema di coloro che sono i più deboli? Cioè, noi
lottiamo verso coloro che sono i più deboli, coloro che cercano di trovare un futuro nel nostro paese. Allora noi, uno che dovrebbe, non so, interessarsi della politica, soprattutto della sicurezza, ma in tutto il paese guarda soltanto un aspetto, perché lui che cosa fa? Lui ha visto un problema, ne parla sempre, dello stesso problema, anche se poi la soluzione non ce l'ha. Allora questo è lo stesso Di Maio, parla con... Cioè, io dico, guardi, è assurdo, lui ha detto che una volta che ha dato il reddito di cittadinanza si è tolta la povertà. Ma cioè, dico, ma questo dove vive? Sulla luna? A ridere. Allora dico, ma no, allora è uno che veramente non conosce qual è la povertà. No. La povertà c'è, rimane, e che non si toglie dando a qualcuno un minimo reddito senza dargli la dignità, perché la dignità a una persona si dà soltanto quando una persona la mattina sa dove deve andare. A questo punto ti devo interrompere. Allora, noi dico una cosa, scusa, perché, per il passato, noi ci siamo preoccupati delle grandi programmazioni, noi ci siamo preoccupati di dare a tutti quanti una grande opportunità, l'opportunità di partenza. Noi socialisti hanno sempre voluto fare una battaglia di dare a tutti gli italiani le stesse opportunità. È chiaro che poi la vita può anche modificare il proprio percorso, però di partenza tutti quanti abbiamo fatto le grandi battaglie per la scuola dell'obbligo, e questa è una battaglia che oggi mi sembra che si stia perdendo, perché l'evasione scolastica nei nostri territori è diventata altissima, e l'evasione a chi va a rafforzare? Va a rafforzare la camorra. Allora perciò questi, quando tu parli di ideologia, questi non conoscono neanche i valori che hanno determinato per il passato le grandi battaglie socialiste. Allora veramente c'è bisogno di aprire un di discorso, ritornare. Allora, di tornare a aprire un discorso con tutte le altre forze della sinistra. Volevo mettere in evidenza che quel ragazzo Di Maio è stato un ragazzo che è stato fortunato, perché ha sfruttato l'ignoranza delle persone. Io ho il piacere di dirti che sono stato uno dei leader dei disoccupati organizzati di Napoli, con Mimmo Pinti, sì, Mimmo Pinti. Mimmo Pinti e io e gli altri amici abbiamo lottato per far sì che uscissero i posti. Noi dicevamo, i posti ci sono e non ci vulnerà. Quindi facciamo uscire 8.000 posti nei corsi che poi sono andati a fare gli infermieri. Abbiamo fatto avere i posti come nei monumenti, a livello della Sacca Eca. Noi lottavamo per avere la dignità, caro ragazzo, che babbuccio, l'ha fatta la sanità, ha fatto la sanatoria e tutte cose che ci stavano abusivamente e così qua. Non lo dobbiamo dimenticare, che certe cose il popolo non lo dimentica. Però guarda, quindi arrivato a un certo punto bisogna essere... Posso dire una cosa? Sì, dimmi. Per adesso... Premesso questo, no? Le grandi lotte eccetera le abbiamo fatte un po' tutti quanti, io vengo da quel passato, no? Non la racconto, sarebbe troppo lungo, però il problema è che quando si parla di politica, no? Le improvvisazioni in politica non funzionano. Allora, se un Di Maio non si è mai seduto manco in consiglio comunale, voglio dire, no? Per carità, potrebbe avere un cervello, non lo so letto, di quale grado, preso 155 voti. Ma quale esperienza può avere di o di lavoro addirittura? Ma cosa si sa se uno non ha mai lavorato, no? Può mai immaginare che cosa significa l'organizzazione del lavoro? Il ministro del lavoro. Può mai immaginare che cosa significa la gestione del personale? Può mai immaginare che cosa significa la programmazione delle attività? Può mai capire che, a parte gli enti locali, ma anche lo Stato, non sono altri che produttori di servizi per il cittadino? Queste sono le cose più importanti. Va detto anche ovviamente che alle vecchie povertà si sono aggiunte le nuove, quindi io non è che voglio dire critico aspramente la questione del reddito di cittadinanza, no, io critico il sistema, che non è quello di dare assistenza gratuita e tenerci così qua. Adesso siamo in questa meravigliosa cornice a prendere il sole e magari dopo ci prendiamo anche un caffè. No, dobbiamo sforzare invece di fare in modo di dare il lavoro. Allora io spesso, da quando hanno cominciato a parlare di questa attività del reddito di studio, mi cominciavo a porre una domanda, dato il mio passato e la mia ancora presenza amministrativa nel mio comune, e dove c'è una carenza di personale straordinaria che si è venuta a sommare mano a mano che sono passati gli anni, attraverso tutti gli astringimenti che ci sono stati, i patti di stabilità, riduzioni
praticamente dei trasferimenti da parte dello Stato e quindi sempre meno personale. Allora, visto che vogliamo elargire fondi, come dire, soldi a fondo perduto, allora facciamo una cosa, mandiamoli nei comuni, basta passare per ogni comune e capire quanto personale in meno, no, quanto personale in meno c'è nei comuni. Allora si otterrebbero una serie di benefici, quali? Uno è quello che le persone cominciano a capire che cosa significa il lavoro. Due, significa formarli. Tre, significa prepararli per eventuali concorsi pubblici. Oggi un ragazzo che deve presentarsi a un concorso pubblico non sa neanche come si compila una domanda. A questo punto è penso grave. Che noi dobbiamo chiudere la discussione perché ci fanno cenno e tutto. Io a Carmine Serena e a Ditato vi inviterò di nuovo. In modo da poter continuare, io mi auguro che la prossima volta io sia più calmo, perché quando sento parlare sia di lei che 5 Stelle il mio sangue ribolle, perché vedo le cose storte, non ci riesco, perché già Salvini dice reddito di inclusione, cioè che dovete andare a lavorare, va bene, allora alla prossima, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima volta. Grazie. D'accordo. A lei.